Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Oggi vi porto una vera chicca, una serie TV animata, perché adesso tocca a quelle animate, che io quando ero piccola adoravo e anche in tarda età. Che succede? Parliamo quindi di Piccoli Problemi di Cuore, una serie che ci ha crashato il cuore mille volte in mille modi possibili e immaginabili. Ognuno aveva la sua crush, io avevo le mie, ve le ho già nominate in un video che ho fatto per Cartoon Joe. È praticamente una serie che parla della nostra Miki che vive un travaglio familiare nel quale due famiglie si mischiano tra di loro, dando vita ad una famiglia decisamente allargata, e ovviamente noi vediamo la sua crush totale per uno dei personaggi maschili di questa serie, insomma una specie di soap opera in miniatura per bambini. Se vi siete persi i precedenti episodi di Reaction, ve li lascio qua sopra in info. Cominciamo veramente. Ho 16 anni e frequento le superiori. I miei genitori si chiamano Jean e Rumi. E loro purtroppo non vivono più insieme da tempo. Notiamo subito che questa ragazza ha 16 anni e ha un orsetto non solo sul letto, ma ce li ha anche come copriletto e sul comodino. Vabbè, insomma, ha un fetish per gli orsetti, questa Miki, dai. Mi tercer año de instituto. Es que nunca me sucederán. Bellissima questa cosa, l'avevo visto anch'io. Con i sottotitoli in italiano e la lingua in spagnolo, perché questa è la versione non censurata. Ecco, noi abbiamo deciso di lasciarci definitivamente. Shock! Diciamo che non c'è un modo giusto per dire una cosa del genere, però a 16 anni potresti reagire, cioè, nel senso, potresti aver annusato nell'aria che c'è qualcosa che non va, no? Maturità, su. È vero che erano separati da anni, ma io non avevo ancora accettato la situazione. Ok, allora se n'era accorta, ma da brava sedicenne matura non aveva ancora accettato la situazione. Brava Miki che ce lo spieghi in questo frame assolutamente privo di senso. Che cosa vi salta in mente? Che espressione è? Quiero innamorarmi. Es guapo, pero no le soporto. Più corto non potevano assolutamente inventarlo. Loro si amano, lui è affascinante, ma io non posso perdonarli. Ok. No, ci vediamo dopo, fammi ricopiare. Tutti parlano, ma tutti sono immobili. Questi sì che sono gli anime con cui siamo cresciuti. Y según fuimos conociéndonos, descubrimos que tu madre se estaba enamorando del señor Matsura y yo de su mujer. Sì, anch'io ho fatto questa faccia la prima volta che ho sentito questa storia. La vita, le eccezioni, insomma, le regole, vabbè. Sí, entre los cuatro lo estuvimos discutiendo. Y entonces decidimos que lo mejor sería intercambiarnos las parejas. Tal vez esta historia suena un poco extraña. Pero esto no significa que tu padre y yo ya no nos amemos. Todavía nos queremos mucho, ¿no, Rumi? Vi siete separati, un motivo ci sarà se vi siete separati. Vi siete messi con altre due persone. Non esiste che vi amate ancora. Pero más que amor de verdad sería una buena amistad, ¿no crees? Claro. Y si lo piensas, antes de casarnos ya éramos mejores amigos que novios. Sí, además, si esto le hubiese pasado solo a uno, hubiera sido distinto. Ajá, así no hay ningún problema. No, allora, no, questi due hanno appena detto che non sono più innamorati, però si amano ancora come amore familiare, perché comunque hanno generato una figlia e quindi giustamente devono continuare ad amarsi. E fin qua tutto ok. Ma adesso hanno fatto un discorso di infedeltà. Se uno tradisce il compagno da solo e l'altro compagno se ne sta da solo, diventa tradimento, ma se entrambi trovano un'altra persona non è tradimento. Secondo voi questa cosa ha senso? Fatemelo sapere sotto nei commenti perché secondo me senso non ce l'ha. Non capiscono che io intanto soffro e sto male perché sono costretta a vivere con due persone depresse. Depresse, come sono indelicata. Cattiva Giorgia, non si fa. Hai mangiato troppi dolci, non stai bene. Smettila, è un problema di famiglia, non c'è niente da ridere. Un problema di famiglia? Che cos'è successo? Mettere in relazione i problemi di famiglia con i dolci. Ora ho capito perché mi piaceva così tanto questa serie. Yuri, mi ero dimenticata di quel ragazzo così timido e riservato. Beh, spero di poter fare amicizia con lui questa volta. Con questa espressione, più che amicizia, si capisce subito che non vuoi esattamente l'amicizia. È arrivato Yuri. Salve, scusate il ritardo. Insta love, sì! Eh sì, è proprio cambiato. No, aspetta, aspetta, aspetta.
è proprio cambiato, significa che tu non lo vedi da quanto. Da quello che ho capito, noi siamo all'inizio della nostra storia, quindi all'inizio. Quindi loro due si sono sposati in questo periodo in cui tu avevi 16 anni e anche Yuri aveva 16 anni. E quindi quando è che vi siete visti? Cioè, quando è stato questo benedetto matrimonio? Quanto tempo è passato? Quanti anni sono passati? Sono confusa. Allora, avete visto com'è cresciuto? Quanto è cresciuto? Cosa? Cosa? Che bel sorriso. Quale sorriso? Non sta sorridendo, sta sogghignando. Ieri vi ho sentito parlare e sono più che sicura che la vostra idea non porterà a nulla di buono. È troppo tardi, cara. Ormai abbiamo già organizzato tutto quanto. Allora, potrei capire se la bambina avesse 6 anni, ma ne ha 16, quindi tu non puoi invadere la sua privacy in questa maniera, nel senso, devi comunque parlarne con lei, non puoi decidere tutto prima. Ma che cacchio di genitori siete? Lascia che ti spieghiamo la nostra idea, poi giudicherai. Noi lo facciamo anche per te, non lo capisci, Mickey? È una cosa che non va fatta dopo, va fatta prima. Mickey, io sto con te, giuro, io sono nel tuo club. E va bene. Cioè, questa è manipolazione, ragazzi, povera ragazza, nel senso, cioè, loro hanno pianificato tutto, non le hanno detto niente, poi le hanno detto, ti va bene, tanto anche se non ti va bene, comunque lo faremo lo stesso. Poi cosa doveva dire lei? Doveva dire, no, non mi sta bene ancora? I genitori del piffero. Hai appena fatto una bolla con la saliva. Però Non so nemmeno per quali leggi della fisica sia possibile una cosa del genere. caspita, è bello da mozzare il fiato. Passata dal è carino, è cresciuto bene al è bello da mozzare il fiato. Mamma mia, manco fosse Brad Pitt, poi antipatico come non so cosa. Oh, Miki, non farti manipolare così. Va bene. Che cos'è? Gomma americana. Ah, quindi non era la saliva, era una gomma americana. Che bastardo. Questo è un rifugio, qui sto bene e posso. Allora, chi è stato? Yuri, tu qui! Ehi, Mary, sai chi è quello? È un nuovo studente. Come mai Mickey lo conosce? È come se fosse suo fratello! Chi è il ragazzo di Mickey? No, adesso sono solo amici, tutto qui. Hanno avuto una storia quando erano al ginnasio, ma ormai non c'è più niente. Allora, Mary è tipo la pettegolina della situa. Ma poi Yuri, che cavolo sei geloso a fare? Allora, dimmi, come ti senti? Come dopo un incontro di box. Immagino, ma guarisci in fretta. Dato che la parte della pallacanestro la salterò, in pratica erano in palestra, stavano allenando e Miki era tutta imbambolata a guardare Yuri che o come atletico o come elegante, bla bla bla, e le arriva la palla in faccia e quindi adesso è in infermeria. Questo perché è importante che voi seguiate la trama. Ehi, ciao Yuri! Come faccio a cipicchia? Fingerò di dormire. Finge di dormire per non farsi prendere in giro. Vabbè, come darle torto, l'hanno presa in giro fino ad adesso. Chissà come le ha fatto male. Ma tutta quest'aria, tutta quest'aria in una stanza d'ospedale, cioè gli spifferi, state attenti agli spifferi. È veramente molto carina. Vedrai che diventeremo amici, Miki. Veramente molto carina, vedrai che diventeremo amici. Le due cose non combaciano. Non è possibile. Ti vedo veramente molto affranta del fatto che tu abbia ricevuto un bacio da un ragazzo molto carino. Effettivamente, però, essendo una specie di fratellastro, forse la cosa è un po' imbarazzante. Insomma, questo è quanto. Avete visto che è un anime decisamente trash e mi piacerebbe molto proseguire con questa serie, quindi fatemi sapere sotto nei commenti se la cosa vi può interessare, se vi piacerebbe vedere il continuo di questa serie, soprattutto se non l'avete mai vista, nel caso guardatela perché a me è tipo se no fatemi sapere sempre nei commenti che altra serie animata o film o via dicendo dovrei commentare nel prossimo episodio di Reaction. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questa reaction possa divertire i vostri amici, parenti e conoscenti condividetela su i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con il primo dei due appuntamenti dei racconti secondo Joe. Invece con la prossima reaction ci vediamo il 10 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore.